il biennio rosso 19-20 in Europa. Il primo dopoguerra, almeno il primissimo dopoguerra, appunto, quello del biennio suddetto, viene chiamato biennio rosso, ovviamente perché è caratterizzato soprattutto da un'iniziativa politica e sindacale delle forze di sinistra, adesso poi vedremo, però prima di entrare direttamente nel merito di questa denominazione dobbiamo avere un quadro generale, complessivo. Parto innanzitutto dal fatto che già negli ultimi mesi della guerra e poi nei mesi successivi non solo l'Europa ma tutto il mondo furono flagellati da una influenza, una forma influenzale ad alta mortalità, la cosiddetta spagnola, chiamata spagnola, influenza spagnola, che mietté milioni di vittime e quindi si aggiunse alle vittime della guerra. Un altro elemento di disagio e di malessere si collega a quello che abbiamo appena detto, anzi ridetto, a proposito dell'applicazione, dei problemi dell'applicazione del principio di nazionalità, ovvero i nuovi confini spinsero, no, proprio perché non riuscivano in realtà a separare, no, le nazioni tra di loro, dato che è impossibile, spinsero milioni di uomini a spostarsi. Fu una sorta di deportazione di fatto, nel senso che gli stati non obbligarono direttamente nessuno a emigrare, a trasferirsi, abbandonare, no, la propria residenza per emigrare in un altro stato, ma molti europei, per evitare il rischio di essere discriminati o anche semplicemente per motivi nazionalistici, abbandonarono le loro case, a volte anche, no, le loro terre, per trasferirsi nello stato dove prevaleva la propria nazionalità, no, per esempio, adesso, in tutto addirittura, no, un fenomeno che interessò ben 10 milioni di individui, quindi di grandissima portata, che comportò ovviamente degli sconvolgimenti sociali rilevanti. Poi, più in generale, potete immaginare facilmente quale potesse essere la situazione economica. Sappiamo benissimo che una guerra dal punto di vista economico consiste fondamentalmente in una grande distruzione di risorse materiali e umane. Tutto questo si tradusse nell'immediato dopoguerra in un forte aumento dell'inflazione, dovuto al fatto, soprattutto al fatto che i governi, anche delle potenze vincitrici, si erano indebitati per sostenere lo sforzo bellico e in particolare con le banche statunitensi, e adesso dovevano, no, pagare gli interessi, ripagare comunque anche i debiti contratti. E per farlo, e in generale per le spese dello Stato, emisero carta moneta in quantità superiore, diciamo così, alla valuta
di aurea di cui disponevano, quindi in realtà l'inflazione fu dovuta prevalentemente alla svalutazione monetaria dovuto all'eccesso di produzione di banconote, ma naturalmente anche al fatto che la produzione civile era diminuita, anche la produzione agricola era diminuita, e quindi chiaramente la minore offerta a parità di domanda faceva salire i prezzi. Tutto questo si traduceva in una condizione appunto di povertà, non per tutti naturalmente, ma chiaramente per le classi meno abbienti, una situazione almeno immediata di impoverimento. Ulteriore elemento, sempre a livello economico, ulteriore fattore di disagio, di malessere e quindi anche di conflittualità sociale fu la necessità della riconversione produttiva, cioè di riconvertire l'apparato produttivo, soprattutto quello industriale, dallo scopo bellico allo scopo civile, dalla produzione bellica alla produzione civile, che implicò delle ristrutturazioni che almeno nell'immediato comportavano licenziamenti, riduzione dei posti di lavoro, quindi aumento del tasso di disoccupazione. Non basta, ci fu anche poi, sì, in qualche maniera si connette anche a questo problema dell'aumento della disoccupazione, il problema del reducismo, ovvero del ritorno a casa di milioni di soldati che certo, se erano contadini, potevano anche trovare immediatamente lavoro, ma se erano stati invece operai o anche impiegati o liberi professionisti o negozianti o quello che volete, avevano notevoli difficoltà a reinserirsi proprio perché l'economia era in contrazione, non in espansione, ma oltre alla difficoltà economica, soprattutto tra gli elementi di estrazione piccolo borghese, in particolare tra i soldati più giovani, vi era un fattore, un problema psicologico, ovvero l'incapacità di riadattarsi a una vita normale, di accettare la quotidianità dopo aver vissuto tutto sommato una situazione straordinaria in cui qualcuno almeno si era visto migliorare la propria posizione. Perché? Perché magari combattendo era riuscito a passare di grado e quindi ad avere una sorta di promozione sociale. Infatti in questo senso si formarono, in relazione a questo aspetto, si formarono numerose associazioni di ex combattenti che rivendicavano i diritti dei soldati, di tutti coloro che, più in generale, a fronte di questa situazione di disagio, di malessere, le popolazioni, sia i soldati reduci dal fronte esterno, sia i soldati e le soldatesse reduci dal fronte interno, perché ricordiamoci che comunque appunto, si combatteva anche all'interno, si pativa anche all'interno, non solo in trincea, non solo in prima fila, reagiscono in sintesi con un aumento delle loro richieste, delle loro pretese, ovvero
abbiamo dovuto sopportare uno sforzo immane, sacrifici immani, adesso vogliamo essere ricompensati. Poi, a seconda delle diverse categorie sociali, a seconda delle diverse anche psicologie individuali, le richieste variavano, potevano andare, no, dalla richiesta di avere, di una riforma agraria per avere terra o più terra da parte di contadini, alla richiesta di aumenti salariali da parte di operai o anche operaie, alla richiesta di riduzione della giornata lavorativa da parte in generale dei salariati, sia industriali sia agricoli, alla richiesta invece di posti di lavoro privilegiati per chi aveva combattuto, sussidi, pensioni, riconoscimenti per gli ex combattenti, in particolare poi per i più valorosi, per i più decorati o per i mutilati o per gli invalidi, per chi aveva subito un danno. Tutto questo nel biennio rosso si tradusse prevalentemente, non esclusivamente, poi vedremo, in una enorme ondata di rivendicazioni sindacali, quindi di lotte sindacali, sia a livello appunto delle fabbriche, quindi degli operai, sia a livello delle campagne, intendo i braccianti, il proletariato agricolo, ma anche a livello dei contadini piccoli proprietari, come vi dicevo prima, che appunto rivendicavano la terra, l'aumento della loro proprietà terriera, e di questa appunto di questo insieme di rivendicazioni legate alle classi lavoratrici, alle classi inferiori, naturalmente si fecero interpreti i sindacati e i partiti di sinistra, i partiti socialisti, ma anche, e qui mettiamo, no? Ma anche i nuovi partiti comunisti. Introduciamo un elemento ulteriore che però legato a quanto vi avevo già detto la volta scorsa, ovvero al fatto che la nascita dell'Unione Sovietica introduce un ulteriore forte elemento di conflittualità a livello internazionale, ma poi anche adesso vediamo meglio, anche all'interno di ogni Stato, di ogni Paese. Perché? Perché il marxismo, il leninismo, era una dottrina internazionalistica. In questo senso Lenin si rifaceva sicuramente a Marx e al suo famoso slogan «Proletari di tutto il mondo, unitevi». Quindi, una volta al potere, Lenin non ha come obiettivo, Lenin in generale, il partito comunista, quello che sarà poi il partito comunista sovietico, ex bolscevico, non ha solo come obiettivo quello di imporre il proprio potere all'interno della nuova, nascente poi nuova Unione Sovietica, ma anche in tutti gli stati del mondo, in tutti i paesi del mondo, cioè esportare la rivoluzione dappertutto, innanzitutto nei paesi più vicini, cioè in Europa. Finché la situazione favorisce lo scoppio di rivoluzioni, appunto, il disagio, il malessere del dopoguerra, della fine della prima guerra mondiale, tutte le conseguenze appunto negative della prima guerra mondiale, secondo Lenin, favorivano la possibilità di esportare la rivoluzione anche negli altri stati europei. Quindi nel 19 già viene fondata la prima internazionale comunista, è la prima internazionale comunista, è la terza in generale, perché vi ricordate c'era stata quella
originaria di cui aveva partecipato nella seconda metà dell'Ottocento, o meglio, a metà dell'Ottocento Marx, poi quella socialista, socialdemocratica, seconda internazionale, questa comunista, prima comunista, viene chiamata anche terza internazionale o Comintern, no, è una sigla in russo composta da intern, com, comunista internazionale, no? Internazionale comunista. Cui vengono chiamati ad aderire tutti i partiti socialdemocratici europei, ma in realtà cui aderiscono soltanto alcuni esponenti, cioè gli esponenti di sinistra dei partiti socialdemocratici europei, e quindi in questo senso, non riuscendo appunto a convincere gruppi dirigenti dei partiti e la maggioranza anche degli iscritti dei partiti socialdemocratici europei a appunto diventare comunisti, la terza internazionale, Lenin che la dirigeva, spinse le minoranze di sinistra all'interno, le minoranze più radicali all'interno dei diversi partiti socialdemocratici a appunto scindersi e a dare vita a dei nuovi partiti, appunto partiti comunisti rivoluzionari, accusando, no? Accusando i socialdemocratici di tradimento, di non essere veramente marxisti perché sono riformisti e non vogliono fare la rivoluzione. Quindi si formano nel Biennio Rosso, in Italia un po' più tardi, perché il partito, in realtà, vedremo, il Partito Socialista Italiano all'inizio era no, tra quelli invece più intenzionati ad aderire, almeno fino a un certo punto, all'Internazionale Comunista. Quindi il Partito Comunista Italiano nasce all'inizio del 21, ma comunque in un certo senso agiva, no? Filo comunisti agivano all'interno del Partito Socialista Italiano anche negli anni del Biennio Rosso, nel 1920. Comunque, in generale, nel Biennio Rosso, nel periodo del Biennio Rosso, i vari nuovi partiti comunisti europei, no, cercano di organizzare la rivoluzione, di diffondere la parola d'ordine, facciamo come in Russia. Ci furono numerosi tentativi, forse il più importante fu quello che avvenne in Germania, nella Repubblica di Weimar, nel gennaio del 19, che però fu represso nel sangue. Altri tentativi ebbero almeno inizialmente, no, successo, un breve effimero successo, per esempio a Monaco, in Baviera, soprattutto in Ungheria, ma appunto i nuovi governi rivoluzionari comunisti durarono pochi mesi e furono poi abbattuti. In Ungheria, per esempio, si instaurò la prima dittatura militare di una lunga serie, fu che appunto, in realtà il progetto di Lenin fallì, almeno nel senso che i partiti comunisti europei, nonostante l'aiuto dell'Unione Sovietica, non riuscirono a conseguire l'obiettivo, a fare la rivoluzione in nessun stato europeo, ma i tentativi che misero in atto fomentarono la reazione del,
dei gruppi dirigenti di tutti i paesi europei, delle classi dominanti, delle classi medie o piccola borghesia e perfino di almeno gran parte dei contadini, parte anche di operai di fede cattolica o luterana o comunque cristiana, perché comunque fare la rivoluzione significava poi abolire, come stava succedendo in Unione Sovietica, abolire le chiese, in quanto l'Unione Sovietica era ufficialmente atea, quindi Lenin non aveva vietato soltanto i partiti non comunisti, ma anche la Chiesa ortodossa, in generale tutte le chiese, le confessioni religiose. Il marxismo, ricordiamoci, si proponeva appunto come un pensiero ateo, quindi dichiaratamente contrario a ogni tipo di religione. Dunque, non solo la Chiesa, anzi tutte le chiese e tutti i vari cleri, quello cattolico, quello luterano, quello anglicano, vedevano la prospettiva della rivoluzione comunista come una soluzione, una possibilità satanica, come appunto il frutto di Satana, anzi il più micidiale. Ma non solo loro, ma anche ovviamente molti dei fedeli cristiani di tutte le varie confessioni europee. Questo rese possibile la nascita, in molti stati, l'affermazione di dittature tradizionali, militari ma non solo. In altri la nascita di nuovi movimenti reazionari, di estrema destra, nazionalistici, anzi ipernazionalistici, prima di tutto il fascismo, che poi ebbe molti emuli anche all'estero, quindi dopo la nascita del fascismo italiano ci furono molti imitatori in altri paesi europei, ma senza la stessa presa che invece avrebbe avuto fascismo in Italia. Ma poi sapete, a parte il caso del nazismo, che invece poi fece ancora di più del suo modello, cioè il fascismo. Hitler all'inizio era un ammiratore di Mussolini, e quando Mussolini era già capo del governo Hitler non era ancora nessuno. Tra la salita al governo di Mussolini nel 22 e quella di Hitler nel 33 ci sono 11 anni di differenza, quindi capite, anche se poi Hitler fece tutto molto più rapidamente. Quindi nascono, quindi, oltre a molte dittature tradizionali, nascono non solo due nuove dittature, ma due stati totalitari, nuovi stati totalitari, due nuovi tipi di totalitarismo. Adesso io comincio a introdurvi questo concetto, poi lo approfondiamo. Adesso per il momento vi metto soltanto la pulce nell'orecchio, cioè è soltanto un nome, ma che evoca qualcosa intuitivamente. Ricordiamoci, già Lenin e poi Stalin soprattutto costruiscono in Unione Sovietica cronologicamente il primo stato totalitario, quindi abbiamo un totalitarismo sovietico comunista di sinistra e due totalitarismi invece di estrema destra, quello fascista, che poi in realtà all'italiana, come vedremo, fu un semi-totalitarismo, perché non riuscì per fortuna a realizzarsi in modo ampio, mentre il più tremendo decisamente fu quello nazista in Germania. Per capire l'entità del fenomeno, pensate che rispetto a tutti gli stati europei rimasero
stati liberal-democratici, soltanto la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, dove andremo, anche per questo, la Svezia, la Norvegia e la Cecoslovacchia. Tutti gli altri prima o poi diventano stati dittatoriali, alcuni parafascisti, cioè in alcuni casi le dittature, per esempio quella rumena, si traveste da fascismo locale, ma in realtà l'esempio più famoso di questo parafascismo invece è quello della dittatura di Francisco Franco in Spagna alla fine della guerra civile, 36-39, il franchismo, non so se l'avete mai sentito. Ma quindi tutto questo che cosa implica? Cerchiamo di tirare le fila del discorso. Implica un aumento notevole della violenza civile rispetto alla situazione ante scoppio della Prima Guerra Mondiale. Uno storico americano ha usato il termine brutalizzazione, cioè dopo la guerra la società europea, la gente europea si è brutalizzata, ovvero la disposizione a agire violentemente, a usare la violenza e quindi la facilità con cui si ricorreva alla violenza erano molto maggiori di prima, erano aumentati. Perché? Perché masse, milioni di individui reduci avevano sperimentato 5 anni di vita violenta, e quindi in questo senso la politica si militarizza. E tutto quello che vi ho detto si tradusse in decine di guerre civili di maggiore o minore intensità, cioè, in particolare, come ho cercato di farvi capire, tra forze di sinistra, in particolare partiti comunisti, e forze di estrema destra, nazionalisti, potevano essere fascisti, nazisti, oppure nazionalisti rumeni, nazionalisti ungheresi, franchisti, poco importa. Quindi un deciso, notevole aumento del tasso di conflittualità, di aggressività, di violenza, e quindi in questo senso si può cominciare a capire come mai anche i 20 anni di interludio, di intermezzo tra la prima e la seconda guerra mondiale possono essere considerati 20 anni bellici, perché certo non ci sono guerre internazionali, ma c'è una guerriglia civile diffusa, onnipervasiva e di lunga durata, almeno fino a quando non si instaurano, come abbiamo visto nella maggioranza degli stati, dei regimi dittatoriali o addirittura totalitari, che ovviamente a quel punto impongono il loro ordine. Poi la prossima volta vedremo come tutto questo si declina per quanto riguarda la situazione italiana.